Salve gente, sono Jake di Catena Pisa, benvenuti in questo video dei DLC Vortex Workshop di Fallout 4. Praticamente il sovrintendente ci ha detto di costruire questo coso, cioè non è che ci ha detto pensa alla difesa, pensa ai letti, pensa a costruire delle stanze, no. Partiamo subito con gli esperimenti, sì. Insomma, non lo so, trovo abbastanza buffa la cosa, non mi piace sinceramente come, diciamo, è fatta. Che cosa cazzo c'era scritto? A cosa devo collegarlo? Ah. Potenziamento costituzione. Allora, madonna. Insomma, quello che voglio dire è che non mi sento molto entusiasta di questo DLC. So che ha molte possibilità, però non mi piace come sono gestite. Allora, collega un terminale. Ok. Vabbè, dobbiamo costruire un terminale. Quindi. Cazzo, carica. Ok. Non erano qua i terminali. Merda. Sono così tante cose. Eccoli qua. Ok. Un simpaticissimo terminale. Ecco qua, collegato. Senza energia. Vabbè, ma l'energia la produce questo coso, no? Tizio. Ehi. Ma non posso dargli degli ordini? Dannazione. Ma poi c'è scritto 150 energia, ma da dove? Da dove proviene questa energia? Come la prendo? Ok, un serbatoio inutile. Cioè, mi sarebbe piaciuto un tutorial fatto meglio, cioè fammi iniziare a costruire qualcosa, tipo fai una pavimentazione, crea un paio di stanze, lì c'è l'energia, prendila da lì e collegala, l'acqua invece la puoi prendere da là, cioè le basi, crea una stanza dove possono mangiare e poi li facciamo i cazzo di esperimenti di merda. Ah, va bene, questo è soltanto il mio sogno che non si realizza. Facciamone uno piccolo per adesso, perché credo che poi dovrò eliminare tutto. Praticamente stiamo proprio cazzeggiando in maniera molto stupida. Va bene. Ok. Incentivi all'uso prolungato. Miglioratore ambientale. Appunti, il Power Cycle 1000 è già un successo. Esercizi superficie trasformati in energia pulita. Voglio che la tua squadra di ricerca e sviluppo si spinga oltre. Come possiamo migliorare il prodotto? C'è la possibilità di raggiungere altri obiettivi della Voltec. Inserire i parametri del miglioratore ambientale. Nonostante l'obiezione del team di Ridley, ha scelto una strada diversa, ipotizzando lo stesso. Alla sensazione di benessere successiva allo sforzo. La produzione di energia potrebbe perfino aumentare. L'uso di oli aromatici essenziali come la ha reso il Power Cycle uno strumento potenzialmente piacevole. E quindi è stata introdotta una colonna sonora con il rumore delle onde sulla spiaggia. Va bene. Divertente. Cosa ho fatto? Fatto. Ma perché? Indietro? Ma come? Così? Non posso mettere altro? Bellissimo! Va bene, ok. Vorrei scambiare delle cose. No, Sono vabbè. così felice di essere qui. Farò del mio meglio. Ok. Perché Clem si sta automaticamente sedendo? Non mi pare che gliel'avamo Quindi detto. è tutto qui? Quindi dovrò pedalare. Sembra divertente.
Se inutile. Com'è questo dirsi? L'odore Cos'è? Lo senti anche tu? del Hai mare. sentito un odore simile? Cos'è? Frutta mutata? Sta Se vuoi rallentando. allenare le gambe per un'oretta, il Power Cycle è molto divertente. Vuoi Quindi. scambiare un paio di cose? Cazzo, Sono così basta. felice di essere Non ci qui. parlo Farò del più. mio meglio. Boh, vediamo il terminale. Ragazzi, mi viene voglia di lanciare una bomba e ucciderli tutti. Spingi Clem al limite. L'energia deve fluire con vigore. Che noia. Ma nei Vault non dovrebbe esserci acqua pulita? No, non c'è un cazzo questa volta. Che cazzo devo fare? Spingi Clem al limite. L'energia deve fluire con vigore. Dai, no, ti prego, sistemati, va, c'è pure. Puoi farcela, puoi farcela. Ragazzi, sta muovendo automaticamente da Continuo a solo. pedalare, Oh mio Dio, mi sono bloccato così. Ok, ce l'ho fatta. Non posso fare nulla. Ma nei volte la gente mangia o no? Ehi. Spingi Clem al Madonna limite. santa. L'energia deve fluire con vigore. Santissimo. Vabbè, boh, non lo so. Ne creiamo un altro? Non posso. Vabbè, facciamo il pavimento. Non lo so. Sono molto confuso. No, no, ti prego, muori Clem, muori, muori così andiamo avanti. Dove cazzo sono i pavimenti? Oh cazzo! Oh, scusa, ho rotto il tuo Volt. Mi sono emozionato e volevo fare un buon lavoro, così ho pedalato sempre più veloce. E poi il Volt si è spento. Ti prego, non mandarmi via. Ma ti sei teletrasportato? Oh cazzo! Ma che cazzo è successo? Oh mio Dio. Il Power Cycle sembra aver generato un impulso elettromagnetico. Affascinante. Ehi! Il Power Cycle sembra aver generato un impulso elettromagnetico. Alcuni si lamentano, ma non io. Sono Basta! Mi felice di sta essere venendo qui. voglia di suicidarmi. Così parato. Parato. Di nuovo. Stavo osservando i dati del Power Cycle. Se leggo bene, hai scelto un aroma di lavanda e vaniglia. No, non l'ho Mi scelto io. sento... Sì, rilassato. Questo Volt è il migliore. Oh, stiamo costruendo una nuova società, non un centro benessere. Ho ancora il profumo sui vestiti. Per il prossimo esperimento ci servirà qualcosa dall'esterno. Ah. Biontech aveva affidato la ricerca chimica alla Lucigen Inc., che doveva consegnare prima, ma con il servizio postale non operativo. Ok. Che conoscevamo è morto. Più di quanto immagini. Dobbiamo garantire ogni forma di vantaggio. Trovare quelle formule chimiche non sarà. Se alludi a potenziali pericoli,
Allora prendi questi. Trova le missili. Dopo che abbiamo quelle formule, potremo passare. Ah, va bene. Potere al popolo, ma che cazzo. Ci serve dell'acqua e in fretta. No, vi lascio morti di sete finché non me lo dicono nel. Qua, nelle missioni, e vaffanculo. Andiamo alla luce, Gem. Dov'era? Era qua sopra, mi pare. Da che parte qua? Lucige, eccola. Ok, teletrasporto. Bene, eccoci qui direttamente alla Lucige. Allora, dov'è l'obiettivo? Qua sotto. Bene, siamo vicini. Stanza accanto. Cazzo. Qua c'ero già stato, ovviamente. Questo posto era veramente, veramente folle. Con esperimenti che facevano partire cose strane, tipo i gunner che c'erano dentro si mettevano a ballare. Madonna santa. Come cazzo si scende? Posso passare di qua? No. Sì, lo so, sto salendo in realtà. Non mi sto avvicinando. Però in realtà potrebbe essere che mi sto avvicinando. Sono anche tentato. Eccoci qua, questa è la zona esperimenti. Dicevo, sono un po' tentato a utilizzare qualche trucchettino leggero che mi fa tipo passare attraverso i muri per accelerare. Non ce la faremo? Sì, forse no. Ce l'ho fatta, oh mio Dio. Cioè, ancora ci sono i resti della gente che avevo ammazzato. Oh, i brividi. Cosa? Magari avessi ricordato di questa uscita. Ecco, se volete entrare in questa cazzo di cosa, trovate subito il punto, entrate da qua. Ovviamente dovrete avere la chiave. Credo. Ma qua c'erano i pazzi, li avevo eliminati tutti, mi pare. Sì, ci sono ancora i cadaveri. Va bene, torniamo al nostro carissimo Volt. Da questi li prendiamo. Ok, ora i nemici non ci sono più. Almeno spero. Esatto. Hai qualcosa da farmi fare? Mi sono teletrasportato di fronte a questa tizia. Spiegatemi cosa cazzo gli dovrei far fare. No. Non ora, grazie. Ok. Vai in giro a morire di fame, va. Questo sì che è un esperimento. Creare esperimenti senza manco dargli da mangiare, praticamente. Alcuni si lamentano, ma non io. Sono felice di essere qui. Madonna, ti sparo, ti ammazzo. Ho le formule chimiche che ti servono. Magnifico.
Ora possiamo risolvere l'ennesimo ogni volta che c'è un problema con la caffettiera, il dispenser dell'acqua o lo spillatore di bibite, nasce una nuova minaccia. Gli scienziati della Voltec hanno condotto esperimenti su esperimenti, ma la gente ha un bisogno irrazionale. E se proprio devono sprecare tempo, che almeno lo facciano per il bene comune, con l'aiuto della chimica. Drogandoli. Le sostanze chimiche non fanno male. Oh, Clem, ti preoccupi troppo, mio caro. Tutto ciò che mangi e bevi... Oh, giusto, molto interessante, signora soprintendente. Queste sono le sostanze chimiche speciali. Sei divertente. Di quali sostanze? Questo dipende da te, ma quelli della divisione ricerca e sviluppo. Sarà divertente. Questo è lo spirito del spillatore di bibite e di sete ai nostri abitanti. Clem, se questo lavoro ti fa venire sete. Wow, grazie. Lo spillatore di bibite è un potenziale enorme. Va bene, quindi ragazzi, vediamo nel prossimo video in cui inizieremo a drogare i nostri poveri abitanti affamati, assetati, che non hanno nemmeno un letto. Saluti a Catena Pisa, però chiudiamo eliminandoli in maniera sempre crudele. Anzi, facendogli un favore, credo, poveretti, meglio morire subito. Questa non muore. Che colono è? Un super colono. Ma, oh mio Dio, un super colono, un colono immortale. Ma anche Clem è sopravvissuto. Wow, quindi forse i primi tre che sono arrivati non crepano. Va bene, interessante. Al prossimo video. Cos'è successo? No, niente, tutto a posto.